Ritornano i video di investimentifinanziari.net, questa volta con un nuovo capitolo dedicato ai segnali Forex, una guida completa a questo argomento che è uno dei più anche letti all'interno del nostro sito, quindi abbiamo deciso di approfondirlo, perché no, con un webinar che spiega più da vicino tutta quanta la questione. All'interno del video tratteremo 5 punti fondamentali, cioè cosa sono i segnali Forex e come funzionano, quali sono le tipologie di segnali Forex e qui molte volte veramente gli utenti alle prime armi tendono a perdersi e a non capire la differenza, ad esempio, tra segnali automatici e manuali, che è essenziale invece per riuscire a muoversi bene all'interno di questo universo. Terzo punto, come riconoscere i segnali affidabili, e siccome sono affidabili non significa anche profittevoli, quindi il quarto punto sarà come scegliere quelli migliori. E da ultimo vedremo proprio alcuni esempi concreti, quindi con nomi e non cognomi, perché sono solo nomi di brand, dei migliori segnali sia gratis che a pagamento. Quindi abbiamo tantissimo di cui parlare, ma prima ti voglio ricordare che su investimentifinanziari.net/segnali-forex, il link è anche in descrizione, puoi trovare tutta la guida anche scritta che abbiamo realizzato proprio su questo argomento. Primo capitolo. Allora, cosa sono e come funzionano i segnali Forex? Cerchiamo di fare subito chiarezza con una definizione di stampo scolastico. I segnali Forex sono degli alert che indicano opportunità di investimento presenti sul mercato. Alert lo abbiamo lasciato nella versione inglese, ma se vogliamo tradurlo in italiano possiamo dire delle notifiche. Ok, anche se appunto tendenzialmente se parliamo poi di segnali automatici non possiamo proprio parlare di notifiche. Quindi i segnali sono di per sé, come dice il nome, segnali nel vero senso della parola, quindi indicazioni che ti possono dire quando è il caso di aprire una posizione, quando è il caso di chiuderla, oppure come impostare degli ordini condizionali. Quindi nei primi due casi parliamo proprio di operatività sul mercato in quel momento, nel terzo caso invece parliamo di operatività dilazionata, quindi di dire ok, magari piazza un ordine di acquisto sul petrolio a questo livello, con un take profit lì e uno stop loss là. Poi se il petrolio arriverà a quel livello, l'ordine verrà eseguito e a quel punto la posizione sarà aperta. Ma appunto non sempre i nostri segnali vengono lanciati live quando è il momento di comprare o di vendere, e anzi ha più senso che ci siano degli ordini condizionali proprio perché in caso siano segnali manuali, ci dà il modo di organizzare la nostra operatività e non dover correre immediatamente sulla nostra piattaforma. Come funzionano i segnali? Per capirlo bisogna innanzitutto comprendere che ci sono tre grossi player all'interno di questo settore. Quindi abbiamo chi emette i segnali, poi abbiamo una forma di intermediazione e poi abbiamo noi che li riceviamo. Per cui noi di fatto agiamo come investitori e andiamo da un fornitore di segnali di trading con l'obiettivo di avere dei consigli, di delegare insomma le nostre decisioni, tutte oppure una parte, a una persona che riteniamo più esperta di noi o oppure a un algoritmo di trading realizzato da qualcun altro che riteniamo essere profittevole e valere la pena di seguire. Quella persona o quell'azienda, nel caso di insomma, aziende strutturate come AutoChartist, per esempio, fornisce questi segnali di solito ovviamente come business, per cui o ha una partnership con qualche broker che magari ce li offre gratuitamente, oppure noi paghiamo per avere questi segnali, per cui ipotizzando che un servizio di segnali costi 30 euro al mese, il nostro obiettivo implicito è cercare di guadagnare più di 30 euro al mese grazie a quei segnali, ovviamente facendo una media in mesi che vanno meglio e mesi che vanno peggio. Tra noi c'è una piattaforma, c'è un qualche intermediario, in questo caso non parliamo di un broker necessariamente, ma c'è o una piattaforma di trading, o un servizio di chat come WhatsApp o Telegram, o le email, o qualunque altra cosa che ci permetta di ricevere i segnali del nostro fornitore, per cui possiamo riceverli sotto forma di consiglio, oppure se i segnali sono integrati con una piattaforma di trading, in alcuni casi addirittura possono essere eseguiti in automatico nel momento in cui li riceviamo. Questa è la struttura di base con cui funziona qualunque tipo di segnali di trading. Ma che cosa non sono i segnali di trading invece? Questo è importantissimo comprenderlo. I segnali non sono degli oracoli, non sono infallibili, ok? Anche se tu segui un investitore veramente abile o un algoritmo di trading davvero fatto bene, devi essere consapevole fin dall'inizio che, specialmente dal momento che normalmente i segnali di trading sono speculativi, quindi non è difficile trovare un segnale di trading che ti dia delle raccomandazioni basate su un orizzonte di investimento di anni o proprio di un piano di accumulo. Normalmente sono segnali intraday o sono al massimo segnali di swing trading, quindi arriviamo al massimo a un mese, insomma, di apertura della posizione circa.
Per cui è normale che all'interno di un'operatività così speculativa qualunque fornitore di segnali abbia i suoi passi falsi e non sempre siano profittevoli, quindi non c'è mai una certezza al 100% e anzi dovresti sempre diffidare di chi ti dice che i suoi segnali sono proprio sicuri e il 100% delle volte sono profittevoli, perché non è così in nessun caso e normalmente chi ti dice queste cose ha l'obiettivo di truffarti molto semplicemente. Come ti dicevo all'inizio, almeno ti accennavo, ci sono diverse tipologie di segnali di trading e comprendere le varie tipologie è molto importante perché una volta che hai il quadro, insomma, della situazione puoi decidere quale sia che fa più al caso tuo, se ce n'è una che fa al caso tuo. Abbiamo operato due macro distinzioni, ma poi ti voglio anche parlare di una terza distinzione che a mio avviso è anche molto importante e che spesso non viene fatta. Quindi la prima è ovviamente semplice, quella del prezzo, per cui abbiamo dei segnali che vengono offerti gratis e altri che vengono offerti dietro pagamento. Normalmente nessuno dà i segnali pro bono, cioè nessuna azienda offre i suoi segnali senza obiettivo di guadagnarci, ok? Quindi anche normalmente i segnali gratuiti sono segnali che magari tu non stai pagando, ma magari il tuo broker paga quell'azienda per fornire segnali a tutti i suoi clienti. E in quel caso chiaramente abbiamo la possibilità di ricevere gratis i segnali perché siamo clienti di un certo broker, non perché l'azienda lo faccia pro bono. E poi invece abbiamo i segnali a pagamento dove noi effettivamente paghiamo il servizio proprio per ricevere quei segnali. Per cui di fatto non è detto che i servizi a pagamento siano migliori di quelli gratuiti, non è come quando usiamo un software, per esempio, che la versione a pagamento è sempre migliore, o un'applicazione che ha una versione premium a pagamento che è più completa. Nel caso dei segnali, normalmente se noi li riceviamo gratis è perché, ad esempio, la nostra piattaforma di trading o il nostro broker hanno una collaborazione con chi fornisce quelle indicazioni e di conseguenza noi li possiamo ricevere gratis in virtù della nostra posizione di clienti finali, per cui già paghiamo le commissioni al broker quando facciamo trading e una parte di quelle commissioni il broker le usa per darci questo servizio. Dunque, non è necessariamente vero che i servizi a pagamento siano migliori di quelli gratuiti. E il secondo modo per distinguerli è la strategia. Per cui possiamo avere dei segnali che sono cercati manualmente da un certo trader, oppure possono essere realizzati in modo automatico da un algoritmo. Se utilizziamo i segnali manuali, quindi discrezionali anche detti, abbiamo dall'altra parte un investitore in carne e ossa come noi, o un team di investitori in carne e ossa come noi, che si occupa di cercare delle opportunità di investimento e quando le trova le segnala poi ai clienti dei segnali di trading. Se invece usiamo un servizio di segnali automatici, significa che c'è un algoritmo dall'altra parte, quindi un software, che analizza solitamente con l'analisi tecnica l'andamento dei grafici e poi insomma ci fornisce le sue considerazioni. Come ti dicevo, però, a me piacerebbe operare anche una terza distinzione, che è quella tra i segnali che noi riceviamo e dobbiamo approvare manualmente. Quindi, quando si parla di segnali manuali o automatici, si può anche parlare di segnali manuali, nel senso che noi li dobbiamo approvare manualmente, ad esempio perché riceviamo un'email, oppure riceviamo un SMS o una notifica all'interno della nostra piattaforma di trading e così via. E poi sta a noi decidere se seguire quel consiglio oppure no. E poi ci sono quelli automatici che invece vengono eseguiti in automatico, che noi siamo d'accordo o meno. Per cui, per l'appunto, dando una breve distinzione, i segnali gratuiti sono normalmente offerti come servizio aggiuntivo da parte del broker o dell'azienda a cui ci rivolgiamo per fare i nostri investimenti, mentre i segnali a pagamento vengono effettivamente venduti come prodotto da un'azienda, insomma, da una società che è specializzata esclusivamente in questo. Parlando di strategia, invece, vorrei soffermarmi molto di più a parlare con te di quali siano i pro e i contro dei segnali manuali e dei segnali automatici, perché questa è la distinzione più importante ed è normalmente dove si creano le opportunità migliori ma anche i problemi maggiori. Allora, tanto per cominciare, ovviamente non tutti noi sappiamo programmare e non tutti noi siamo dei grandi esperti di codice. Per cui è chiaro che normalmente, anche se siamo dei buoni investitori discrezionali, avere la possibilità di confidare su dei servizi di segnali automatico per la parte automatizzata, quindi di calcolo algoritmico, può essere una buona opportunità perché abbiamo uno spunto diverso fornito da uno strumento che magari attraverso i suoi calcoli, attraverso il programma con cui è realizzato,
studia i grafici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, analizzando centinaia di strumenti finanziari, e poi ci fornisce soltanto le considerazioni che reputa migliori, cioè i segnali che reputa più validi. Mentre se andiamo a rivolgerci a un servizio discrezionale, possiamo avere il vantaggio di avere magari dall'altra parte un'azienda che ha più esperienza di noi. Ma è ancora più importante per l'appunto la distinzione tra segnali manuali, nel senso che noi dobbiamo approvare fisicamente e poi vengono aperte le posizioni, e quelli automatici, nel senso che vengono automaticamente eseguiti senza bisogno del nostro consenso. Chiaramente il primo vantaggio dei segnali manuali è il controllo, perché noi abbiamo la possibilità di verificare tutti i segnali che riceviamo dal nostro emittente, dal nostro fornitore, e decidere se sia il caso di seguirli oppure no. Questo ci dà la possibilità di scartare alcuni segnali che riteniamo non validi e dall'altra parte magari di investire di più sulle posizioni che riteniamo essere valide. C'è anche un aspetto di personalizzazione della strategia e del rischio, dal momento che, appunto, proprio perché abbiamo il totale controllo sugli investimenti che facciamo, anche se riceviamo dei segnali, possiamo decidere che una certa operazione è troppo speculativa per noi e non vogliamo aprirla, oppure che una certa strategia è troppo di lungo termine e quindi di nuovo non vogliamo seguire quel segnale. Da ultimo, un altro vantaggio è che oltre a scegliere le posizioni che vogliamo aprire e non aprire, possiamo concentrarci su come impostare lo stop loss e il take profit, proprio perché siamo noi a inserire manualmente l'ordine all'interno della piattaforma e di conseguenza abbiamo la possibilità di scegliere ogni aspetto legato a quell'investimento. Mentre con i segnali automatici perdiamo tutto questo aspetto di controllo, di personalizzazione e di scelta dei take profit e degli stop loss, ma abbiamo altri vantaggi che li sostituiscono. In primis il fatto che non serva tempo per fare l'investimento, dal momento che tutti i segnali passano in automatico attraverso la nostra piattaforma e vengono eseguiti. E poi non serve tempismo, quindi né tempo né tempismo, cioè non ci serve essere proprio davanti alla piattaforma nel momento giusto, perché invece con i segnali manuali, se il tuo emittente ti invia un segnale e vuoi valutarlo, devi essere rapidamente davanti alla piattaforma di trading, altrimenti quel segnale scade, insomma, nella sua validità perché i mercati si muovono e quel momento giusto per entrare, almeno a seconda del tuo emittente, si perde. Per cui per chi normalmente passa poco tempo davanti ai grafici o davanti alle piattaforme, e magari ha un lavoro che lo tiene anche lontano, insomma, dalla possibilità di accedere alla sua piattaforma di trading, normalmente i segnali automatici sono un modo migliore per cedere un po' di controllo, ma dall'altra parte avere la possibilità di seguire più segnali. Mentre chi è più esperto e ha anche più tempo da passare davanti ai grafici può utilizzare i segnali manuali per acquisire più controllo e personalizzazione sulle sue strategie di investimento. Ora che abbiamo presentato tutto il mondo dei servizi di segnali di trading, abbiamo capito come si distinguono, quali siano gratis e quali siano a pagamento, è importantissimo capire da che cosa si riconosce un fornitore di segnali affidabili. Questo è il secondo capitolo del nostro video e qui avremo modo di parlare davvero di un sacco di cose che pochissimi trader conoscono e che sono alla base della motivazione per cui anche seguendo dei buoni fornitori di segnali, spesso e volentieri la gente perde soldi utilizzando questo tipo di segnali. Tanto per cominciare, abbiamo identificato 5 fattori chiari che sono, diciamo, una sintesi, un modo facile per poter schematizzare come si valuta un fornitore di segnali e quali sono gli aspetti più vantaggiosi e più pericolosi da tenere in considerazione per ogni fornitore sul mercato. Il primo fattore è il tasso di successo, che indica quante volte il fornitore di segnali ha prodotto guadagni e quante volte ha ottenuto invece delle perdite. Per cui su 100 trade, normalmente tutti i servizi come MyFX Book, o MetaTrader o eToro, eccetera, eccetera, ci permettono di sapere quanti di questi 100 segnali siano stati profittevoli e quanti di questi 100 segnali siano stati in perdita. Ma è assolutamente sbagliato considerare questo elemento come un elemento importante, perché se una persona anche ti dà 3 volte più segnali corretti di quanti te ne dà sbagliati, non è detto che sia utile seguirla, perché magari quando guadagna, guadagna molto poco e quando perde invece perde tanto. Per cui l'importante è sempre il rendimento e non la percentuale di trade win e loss, cioè perdenti e vincenti. Proprio perché immaginati una persona che ti dice, ti dà il 70% delle volte delle indicazioni vincenti, da cui fai in media l'1%. E il 30% delle volte delle indicazioni perdenti da cui perdi il 6%.
capisci che alla fine, messo sulla bilancia, stai perdendo soldi seguendo quel fornitore di segnali, per cui è abbastanza facile creare un servizio che abbia un'alta percentuale win-loss, ma è difficile creare un servizio che abbia un'alta percentuale di rendimento. E la seconda cosa che devi ricordarti proprio in merito a questo è che, come si dice sempre nel mondo della finanza, le performance passate non sono indicative delle performance future, proprio perché un fornitore di segnali, una società potrebbe aver avuto una strategia che funzionava in una certa fase di mercato. Ovviamente immaginati anche solo la differenza tra un bull market e un bear market, cioè un mercato rialzista come quello che stiamo avendo da alcuni anni a questa parte e un mercato ribassista come quello che abbiamo avuto tra il 2007 e il 2010, ad esempio. È chiaro che no, in questi anni così rialzisti, anche un po' che comprazioni a casaccio tendenzialmente tende ad avere successo. Mentre chi ovviamente investe anche in modo molto oculato durante un bear market spesso finisce per perdere denaro solo perché il mercato va giù in modo diffuso. Dunque è estremamente importante rendersi conto che il rendimento passato non è indicativo del rendimento futuro e che la percentuale win-loss non significa niente se non è accompagnata anche da un rendimento medio interessante. E il secondo punto è l'emittente, quindi ovviamente dobbiamo assicurarci che sia una persona o una società o un algoritmo che gode di una certa reputazione. Oggi è abbastanza facile perché la community del trading è cresciuta molto e si trova veramente facilmente materiale su ogni argomento, per cui non aver paura di cercare su Google, di cercare su Trustpilot, di cercare sui forum, di cercare sui social, e il tuo emittente, il tuo fornitore di segnali, a cercare di capire quanti anni di esperienza ha, quanta formazione ha su questo argomento, se ha ottenuto dei riconoscimenti, se magari in passato ha avuto dei lavori presso aziende del settore come hedge fund o trading rooms o società di intermediazione immobiliare, insomma, se effettivamente è un professionista di questo settore e lo è da anni e ha un track record di successo, oppure se è l'ennesima persona che ha visto soltanto l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni di borsa e pensa di saperne solo perché ha guadagnato in un mercato dove hanno guadagnato tutti grazie al forte bull market che c'è stato, non grazie a lui che ha fornito i segnali, ma grazie semplicemente alle borse di tutto il mondo che sono salite, anche perché ha comprato un po' a casaccio. Quindi fai sempre più ricerca che puoi sull'emittente, sul fornitore di segnali. Se puoi contattarlo anche direttamente, parlaci, molto spesso si può fare, e fatti un'idea su quanto sia effettivamente interessante e quanta reputazione positiva effettivamente abbia presso chi lo ha già seguito anche in passato. Terzo punto è lo storico delle posizioni. Questo è importante perché vuoi avere certezza di sapere esattamente come opera il tuo fornitore e il modo migliore, a mio avviso, è proprio quello di avere una lista completa di trade aperti e chiusi. Per cui normalmente sono dei file in formato CSV o Excel che ti dicono in che data è stata aperta una posizione, su che strumento finanziario, con che leva, in che direzione, cioè buy o short, con che take profit, con che stop loss e alla fine come si è chiusa poi la posizione. Per cui hai proprio tutti questi numeri come se fosse un lungo database e puoi vedere molto da lì, perché puoi vedere quali sono gli strumenti finanziari che sono stati negoziati di più di meno, quanto è stata tenuta aperta in media una posizione. Puoi andare a vedere se effettivamente sono dati inventati oppure se andando a vedere magari sul grafico di un certo strumento finanziario ti ritrovi con quello che effettivamente vedi che è successo. Perché sono anche persone che se le inventano queste cose, si inventano lo storico delle posizioni o l'andamento che hanno avuto i loro investimenti. Puoi andare a vedere normalmente che strategia di risk reward viene utilizzata, quindi dove è posizionato il take profit, dove è posizionato lo stop loss in rapporto al prezzo di apertura dell'investimento, e quelli sono tutti veramente tasselli molto importanti perché poi messi insieme ti rendono veramente chiaro quale tipo di strategia, profilo di rischio e profilo da investitore abbia il tuo fornitore di segnali. Quarta cosa è il max drawback, che è una veramente delle cose meno studiate, una delle cose su cui le persone sono più superficiali, addirittura al punto che moltissimi seguono i segnali, direi il 90% delle persone segue i segnali senza sapere che cosa sia, ed è praticamente la perdita massima raggiunta dal fornitore di segnali dopo un certo picco. Però ipotizziamo che tu inizi ad investire con un capitale di 8.000 euro, ok? E arrivi ad avere 10.000 euro dopo alcuni mesi, un anno, 2 anni, non lo so. Comunque arrivi ad avere 10.000 euro, quello è il massimo che hai raggiunto fino ad ora, quindi è un picco, è letteralmente il massimo che hai mai raggiunto. Dopodiché il fornitore di segnali inizia ad andare male e scendi a 9.000.
Per cui tu calcoli la differenza tra l'ultimo picco, che è stato per l'appunto 10.000, e dove sei ora, che è 9.000, e hai avuto un drawback del 10%, perché è di 1.000, cioè il 10% di 10.000 che è stato il tuo picco. 1.000 su 10.000 è il 10%, quindi hai avuto un max drawback del 10%. Se poi il tuo conto sale di nuovo a 12.000 e il fornitore poi inizia di nuovo a perdere, scende a 11.000 e 5, tu hai avuto una perdita di 500 dopo l'ultimo picco di 12.000, che è poco, adesso non, senza stare a fare i conti, sarà una roba tipo il 4%, il 5%. Quindi il max drawback e il drawback massimo rimane quel 10% che hai avuto quando sei passato da 10.000 a 9.000. Perché è importante sapere questo? Perché è importante capire quanto potresti perdere in relazione a un picco, e quanto effettivamente siano stabili i guadagni che produce questa strategia di investimento, o quanto effettivamente ci siano dei periodi che magari vanno bene, ma poi seguiti da periodi dove le bastonate sono più forti dei periodi che sono andati bene. Quinto punto da considerare è la volatilità. La volatilità è sostanzialmente la misura di quanto oscilla il tuo portafoglio nel corso del tempo. Per cui un investimento molto volatile è un investimento che tende a salire e scendere rapidamente. La volatilità per eccellenza è quella che si manifesta nel mercato delle criptovalute, dove se sei familiare con questi asset saprai che è abbastanza facile vedere anche una grande criptovaluta oscillare del 4-5% al giorno, mentre se scendiamo alle criptovalute poco capitalizzate si arriva anche facilmente a oltre il 10%. Mentre è chiaro che ci sono strumenti finanziari come ad esempio gli indici, gli ETF magari sullo Standard & Poor's 500, sul Nasdaq 100, che oscillano dello 0,5-1%, perché normalmente è chiaro che quando ci sono così tanti strumenti diversificati, aziende molto grandi e molto capitalizzate, non è facile che venga aggiunto un 10% della capitalizzazione in una singola giornata. Quindi a cosa serve conoscere la volatilità dei segnali forniti da un certo emittente? Ci serve ad avere una misura concreta del rischio che corriamo seguendo un certo fornitore di segnali. Per cui se il nostro portafoglio tende ad oscillare tanto, ma noi siamo investitori con un basso profilo di rischio e non ci piace avere gli investimenti sulle montagne russe, evidentemente magari non siamo fatti per un servizio che ha una volatilità elevata. Mentre se la volatilità è più contenuta, di solito anche il rendimento è più contenuto, ma chiaramente noi procediamo anche in modo più prudente, più tranquillo, perché non siamo esposti a queste grandi oscillazioni di giorno in giorno. E da ultimo, il sesto punto è il numero di anni sul mercato, ed è un'altra cosa su cui veramente bisogna insistere molto e non bisogna prescindere mai. Perché cosa succede? Molti fornitori di segnali avviano più di un servizio in cui forniscono segnali, creano una decina di algoritmi e poi li modificano leggermente per crearne 10 da ognuno di quelli che hanno creato e arrivano a 100 e li modificano ancora e arrivano a 1000. Dopodiché li lanciano tutti quanti sul mercato. Statisticamente uno di questi 1000 inizia a funzionare per un anno, per 2 anni, perché anche solo a botte di fortuna è normale che se tu hai due algoritmi opposti, uno che compra sempre quando succede una cosa e uno che vende sempre quando succede una cosa, dopo un po' di tempo uno sarà diventato molto profittevole e l'altro sarà diventato molto poco profittevole. Ma in realtà non c'è una strategia alla base, c'è soltanto il fatto di diversificare su n algoritmi sperando che uno poi abbia successo per una pura questione di fortuna. Cioè, continuando a comprare a caso, che è la solita storia, se tu metti tantissimissime scimmie a battere su una macchina da scrivere, non mi ricordo di chi sia questa citazione, a un certo punto una scriverà la Divina Commedia, ma solo perché scrivendo a caso c'è una certa probabilità che la combinazione di tasti finale sia quella della Divina Commedia. Ed è la stessa cosa, quindi che cosa succede? Che molti fornitori di segnali ti mostrano che, ad esempio, se tu avessi investito 10.000 euro 6 mesi fa, oggi avresti 23.000 euro, e dici, mamma mia, più del 100% in qualche mese. Ma la verità è che questi segnali sono frutto puramente della fortuna, per cui dopo altri 2 mesi o 3 mesi è capace che il conto sia sceso completamente a zero. Per cui normalmente servono veramente tanti trade, un migliaio di trade almeno per escludere il fattore fortuna, e quindi ha senso considerare soltanto i fornitori di segnali che o appunto hanno già generato migliaia di trade oppure sono sul mercato da più di 3 anni. E per concludere questo secondo capitolo, voglio darti una mano a evitare le truffe, perché
Perché se il mondo del trading di base è abbastanza popolato, lo sappiamo, da truffe e fuffaguru, il mondo dei segnali di trading è il più preso d'assalto da questo tipo di popolazione. Quindi, numero uno, evita sempre chi ti promette soldi facili e sicuri, perché non esistono i soldi facili e sicuri, l'abbiamo già detto in passato, torneremo a ripeterlo. Nel trading e a Wall Street non ci sono pasti gratis, per cui bisogna sempre aspettarsi la possibilità di perdere, non c'è garanzia dei guadagni. Soprattutto non c'è garanzia di quale rendimento puoi ottenere nel tempo. Seconda cosa, evita del tutto, ma assolutamente, qualunque fornitore di segnali che non ti permetta di controllare lo storico. Anche se le recensioni ne parlano bene, perché le recensioni si possono fingere, tutto si può fingere, ma avere uno storico è importante, perché tu dici: ok, adesso mi vado a vedere esattamente quali posizioni sono state aperte e chiuse, a campione ne controllo 20 e vado a vedere se corrispondono con quello che è successo in quel giorno sul grafico. Però volendo anche uno storico si può manomettere, perché basta che ti metti lì e ne scrivi uno e a un certo punto è chiaro che ne esce fuori uno storico. E allora come si fa a essere ancora più certi? Si utilizza un servizio indipendente, come può essere per esempio MyFXBook, che è specializzato proprio in questo, o un broker come eToro, per esempio. Per cui se c'è un broker che ti permette di copiare in automatico gli altri investitori come eToro, o se c'è una piattaforma come MetaTrader che fa da intermediario, o un servizio ancora esterno come MyFXBook, ed è perseguire un fornitore di segnali, assicurati che il track record, lo storico delle loro posizioni, i rendimenti, tutte queste cose di cui abbiamo parlato fino ad ora, non siano cose che loro pubblicano sul loro sito web, sul loro blog, sul loro canale Telegram. Assicurati che siano cose tracciate da un servizio esterno indipendente come una di queste realtà che abbiamo menzionato. Perché se un trader ti dice: io l'anno scorso ho fatto l'80%, se lo puoi inventare, ma se MyFXBook dice che il suo conto ha fatto l'80%, allora è sicuro, perché MyFXBook è semplicemente un servizio che controlla in automatico i conti di trading delle persone che vogliono fornire segnali, e in base al loro andamento reale vanno poi a pubblicare sul sito, in modo totalmente automatico, aggiornato in tempo reale, il loro rendimento, lo storico delle posizioni e così via. Per cui ha senso solo se questi dati ti vengono forniti da qualcuno di cui ti puoi fidare come un servizio esterno. E ultimo punto, ma che sfugge a tantissime persone, evita i segnali che sono basati su conti Noesma, soprattutto quando si parla di MetaTrader. Perché MetaTrader è la piattaforma più popolare al mondo, ma lo è soprattutto fuori dall'Europa. In Europa i nostri broker più popolari tendono ad avere spessissimo delle loro piattaforme. Quindi cosa succede? Che se vai a vedere il servizio di segnali di trading di MetaTrader, MT4 come MT5, vedrai moltissimi conti che utilizzano una leva 1 a 200, 1 a 500, quelle leve che ormai non sono più offerte sui CFD ai clienti italiani ed europei in generale. Per cui, in questo caso, se tu segui segnali che sono basati su una leva finanziaria molto più alta di quella che puoi usare tu negli investimenti, è chiaro che adotteranno una strategia e un'ottica completamente diversa, e di conseguenza è un'operazione già fallimentare in partenza, perché il tuo conto ha dei settaggi molto diversi da loro. Così concludiamo anche questo capitolo e passiamo al successivo, nel quale parleremo di come scegliere i migliori segnali di trading. Per cui fino a qui abbiamo capito come evitare, diciamo, quelli non affidabili, ma vediamo anche, insomma, come capire quali siano i più adatti a te come profilo da investitore. Ci sono sostanzialmente due cose da considerare. La prima è che non esistono segnali che possiamo considerare migliori in assoluto, e la seconda è che ognuno di noi è diverso come investitore. O meglio, alcuni di noi si assomigliano molto come investitori, però ci sono davvero tantissimi profili diversi. Pensa alla persona che vuole investire più sul breve termine, la persona con un orizzonte più lungo, la persona che vuole investire sul forex, sulle cripto, sulle azioni, sugli ETF. Chi all'interno di tutte queste asset class vuole gli strumenti automatici, chi vuole quelli manuali, chi vuole i segnali fatti da un algoritmo, chi vuole quelli discrezionali, chi vuole quelli gratuiti, chi vuole quelli a pagamento. Capisci che ci sono veramente migliaia di combinazioni possibili di profili da investitore, per cui non esiste un singolo servizio che possiamo definire migliore per tutti. Però ci sono quantomeno due indicazioni di massima che possono aiutarci a capire quanto un servizio possa fare o meno al caso nostro. E queste due indicazioni di massima sono la strategia di trading e il profilo di rischio. Si spiegano abbastanza da sole, però insomma, analizziamole un attimino. Parlando di strategia di trading, sostanzialmente
Cerchiamo di capire quanto lo stile di investimento di chi fornisce i segnali si avvicina al nostro stile di trading, per cui questo significa normalmente avvicinarsi in termini di orizzonte temporale e li abbiamo tutti, da servizi che fanno scalping, ad esempio con il trading algoritmico, a servizi che invece fanno position trading basati su trend di analisi fondamentale, di trading discrezionale di investitori normalmente in carne e ossa. Passando per ovviamente tutte le vie di mezzo che esistono tra queste due cose, quindi magari swing trading, magari non trading intraday, però comunque trading di breve termine settimanale. Abbiamo una serie di potenzialità già solo in termini di strumenti finanziari che vengono negoziati e quantità di orizzonte temporale, insomma in generale. E secondo punto, il profilo di rischio. Quindi vogliamo seguire una persona, un algoritmo che sono molto speculativi o sono più prudenti? Vogliamo, ad esempio, se vogliamo, adesso la sparo un po' grossa, però vediamola così. Comprare le azioni di Berkshire Hathaway è un po' come seguire i segnali di trading di Warren Buffett in modo automatico, nel senso che di fatto lui attraverso Berkshire Hathaway fa le sue operazioni e la tua azione di Berkshire Hathaway, che è una società che poi di fatto ne raccoglie centinaia di più piccole al suo interno, è il frutto di quello che Warren Buffett fa. Quindi è come seguire in automatico i segnali di trading di Warren Buffett. Ora capisci che sto un po' romanzando, ma si capisce il concetto. Quindi esiste persino un servizio di segnali di trading di Warren Buffett, se vogliamo vederla così, fino per l'appunto al servizio ultra iper speculativo e tendenzialmente rischioso che usa un algoritmo di trading martingala per fare trading sul Forex in leva 1 a 500 no ESMA su MetaTrader, per cui è chiaro, bisogna veramente ispirarsi a una persona che riusciamo a comprendere, riusciamo a sentire vicino a noi, sia in termini di strategia, sia in termini di profilo di rischio. Così possiamo iniziare a fare veramente le nostre considerazioni su quali siano effettivamente i migliori servizi, sia gratuiti che a pagamento, per iniziare a usare segnali di trading, insomma, senza correre rischi, magari partendo da quelli gratis, così non c'è, insomma, impegno di capitale e qualunque beneficio arrivi vale sempre la pena. Allora, tanto per cominciare, assolutamente consigliamo di sperimentare, perlomeno in modalità demo magari, i segnali Forex di eToro. eToro è un broker che, se segui il nostro sito, sai essere attualmente il brand preferito della nostra redazione per tutto il mondo del trading online e degli investimenti, per diverse motivazioni. Tra queste, ovviamente, i costi estremamente bassi, addirittura molte azioni che puoi comprare senza commissioni, il fatto di poter comprare sia azioni vere e proprie che CFD. Ci sono tantissimi poi aspetti di eToro che apprezziamo, ma parlando nello specifico di segnali, eToro ha fatto qualcosa di molto particolare, diverso da quello che hanno fatto tutti gli altri broker. In pratica, ti permette sia di interagire con gli altri utenti, il social trading, che è una forma di segnali, possiamo definire light, quindi semplicemente di sapere cosa ne pensano altri utenti sui vari strumenti finanziari e di conoscere il sentiment di mercato. Quindi per ogni strumento sulla piattaforma puoi vedere se la maggior parte degli utenti è in questo momento bullish o bearish. E questo è interessante perché c'è un principio chiamato la saggezza della folla, il solito esperimento che se tu metti una certa quantità di sassolini in un barattolo e chiedi a 1.000 persone di indovinare il numero di sassolini, moltissime di loro, la quasi totalità di loro sbaglierà, però la media ci andrà molto vicina. Ecco, effettivamente questo si può sfruttare anche nel mondo dei segnali attraverso il sentiment di eToro. Se la maggior parte delle persone sono bullish o la maggior parte delle persone sono bearish su un certo strumento finanziario, possiamo dedurne delle cose interessanti. E poi c'è il copy trading, che invece è un servizio proprio di segnali automatici, tra l'altro gratuito, che ti permette di esplorare per ogni trader iscritto alla piattaforma la sua performance passata, la composizione del suo portafoglio, la strategia, il profilo di rischio e l'orizzonte temporale dei suoi investimenti, e poi di copiare in automatico le persone che ritieni più interessanti. Quindi nel momento in cui tu inizi a copiare in automatico una persona, scegli con che capitale farlo e tutte le sue operazioni di acquisto o di vendita verranno replicate tali e quali sul tuo account con la percentuale, insomma, relativa al capitale che hai investito nella copia. La cosa interessante è che sono del tutto automatici, per cui per l'appunto se una persona compra o vende un certo strumento in qualunque momento, in qualunque parte del mondo, che tu abbia il computer acceso o meno, la stessa identica cosa verrà fatta utilizzando i fondi che hai destinato alla copia senza bisogno di interagire manualmente con il segnale.
Dopodiché, altri due broker che amiamo particolarmente, probabilmente lo sai, sono FP Markets e Capital.com, ed entrambi offrono come piattaforma MetaTrader, che abbiamo già menzionato prima, parlando proprio del fatto che ci sono tantissimi fornitori di segnali, grazie al servizio integrato nella piattaforma, che permette a chi lo desidera di diventare un fornitore e quindi di emettere segnali, e a chi vuole invece di riceverli proprio attraverso MetaTrader. La cosa interessante del servizio è che, in modo molto simile ai Toro, anche in questo caso è del tutto automatico. Quindi, se una persona fa un'operazione, in automatico viene replicata anche sul tuo account. Possono essere servizi gratis o a pagamento e possono essere servizi manuali oppure automatici. In ogni caso, MetaTrader ti permette di sapere quanti segnali provengono da scelte discrezionali e quanti segnali provengono da scelte di trading algoritmico per ogni fornitore di segnali iscritto alla piattaforma. Puoi anche visualizzare le loro performance passate, l'elenco delle posizioni e, esattamente come avviene sui Toro, abbiamo in questo caso MetaTrader che fa da garante imparziale riguardo alla validità delle informazioni che trovi su ogni fornitore di segnali, per cui possiamo essere certi che ciò che noi leggiamo riguardo alla performance e al rendimento del portafoglio di un certo fornitore di segnali sia assolutamente conforme alla performance che ha effettivamente ottenuto. In questo caso, l'unica cosa a cui devi stare attento, come ti dicevo prima, è che ci sono moltissimi fornitori di segnali che usano broker non autorizzati, non regolamentati ESMA, perché magari si trovano in altre aree del mondo e in questo caso magari hanno una leva finanziaria più elevata di quella a cui tu puoi accedere in qualità di trader europeo. Per cui fai sempre attenzione a questo aspetto, che comunque è specificato per ogni trader e per ogni fornitore di segnali all'interno della sua scheda dedicata. La cosa interessante appunto di FP Markets e Capital.com è che i segnali ricevuti sono un misto tra trading discrezionale e trading algoritmico, poi ci sono persone che scelgono di fare al 100% l'una o l'altra cosa, e di fatto questo è un passettino in più se vogliamo rispetto ai Toro, perché sui Toro non c'è il trading algoritmico o automatico. Dall'altra parte sui Toro tutti i segnali sono completamente gratuiti, quindi non si paga niente per accedere al copy trading, né costi fissi, né abbonamenti, né altro, mentre su MetaTrader normalmente il fornitore di segnali può anche offrirli gratis, ma di fatto di solito applica un prezzo mensile, diciamo tra i 10 e i 30 dollari americani è la media di mercato, per poter copiare le sue operazioni. Quindi ovviamente bisogna valutarne i pro e i contro. Inoltre i Toro è molto più multi-asset, mentre normalmente su MetaTrader i segnali che trovi sono proprio segnali Forex, segnali specifici per il mercato dei cambi valutari. Menzioniamo anche alcune società che si occupano di questo a pagamento, perché ci sono dei servizi che effettivamente valgono la pena. Ora, bisogna stare molto attenti quando si paga per dei segnali di trading, perché ovviamente ci sono tantissimi, soprattutto fuffa guru, che diciamo sono interessati ad apparire estremamente profittevoli, ad apparire estremamente capaci, quando poi magari non lo sono. Per cui devi sempre tenere in considerazione il fatto che ci sono persone che ti dipingono una realtà migliore di quella reale, specialmente attraverso recensioni false, attraverso video recensioni false fatte da loro amici, attraverso testimonianze, farlocche, e attraverso un lifestyle fittizio di Dubai, macchine di lusso, eccetera, eccetera, dato sostanzialmente dai soldi fatti vendendo segnali ai malcapitati e non attraverso l'operatività vera e propria nel mondo del Forex. Quindi, fatta questa dovuta premessa, ci sono comunque, ovviamente, in mezzo alle mele marce, non bisogna mai buttare il bambino con l'acqua sporca, e ci sono anche dei fornitori validi. In generale, Trading Central è un buon servizio. È un'azienda specializzata, quindi è proprio una società che ha i suoi trader. Inoltre, di recente sono stati lanciati dei servizi anche interessanti per quanto riguarda i segnali automatici e l'analisi del sentiment. È stato creato Trading Buzz, per esempio, che è molto interessante ed è un algoritmo in grado di analizzare quello che dicono le persone sui social network e sui forum, e anche quello che dicono i quotidiani in relazione a tantissime azioni di tutto il mondo, e in base a questo di capire quali sono quelle più chiacchierate, quelle che potrebbero muoversi di più e anche in che direzione potrebbero farlo. C'è un plugin totalmente integrato con MetaTrader che ti permette di avere un'integrazione appunto di tutte le funzionalità tra MT4 ed MT5 e ciò che ti offre Trading Central. E c'è veramente una copertura integrale di tutti i principali strumenti finanziari al mondo, partendo proprio dal Forex, sia per quanto riguarda tutte le coppie major e minor, sia anche con tante valute esotiche.
In realtà però Trading Central forse non vale neanche la pena di pagarla perché ci sono moltissimi broker che ti permettono anche di provarlo gratuitamente. Per esempio, ci sono broker che anche con un conto demo ti permettono di avere i segnali di Trading Central senza nemmeno fare un deposito e puoi sfruttarli per tutto il tempo che vuoi senza neanche dover depositare se magari il broker non ti piace. Quindi effettivamente sono segnali interessanti, curiosi, però forse non vale la pena di abbonarsi, vista la quantità di broker che sono partner di questa società, che sono ormai veramente tanti. Un altro brand che vale la pena di menzionare è AutoChartist, un servizio che in Italia è arrivato molto in ritardo in realtà. AutoChartist è diventato molto conosciuto negli Stati Uniti e se guardi qualsiasi forum, in realtà americano dove si parla di trading, troverai utenti che parlano di AutoChartist e che analizzano insomma le cose un po' sulla base degli analisti di AutoChartist. È un servizio che si può integrare con praticamente qualunque piattaforma di trading e praticamente qualunque broker e ha delle funzioni interessanti specialmente per quanto riguarda il riconoscimento automatico dei pattern. Questa è una cosa interessante perché i pattern di candele sono un argomento studiato anche a livello accademico nel mondo degli investimenti e della finanza. Ci sono addirittura evidenze scientifiche, sono tre o quattro pubblicazioni di stampo internazionale, letteralmente accademico, che dimostrano che è possibile ottenere un rendimento superiore a quello del mercato utilizzando alcuni pattern di candele. E la cosa interessante che fa AutoChartist è per l'appunto riconoscere in automatico i pattern guardando il grafico cioè sotto la lente di ingrandimento di una AI, cioè di un'intelligenza artificiale. E in base al pattern recognition ti può offrire dei segnali dove ti dicono magari si è formato un testa e spalle, si è formato un triangolo ascendente, una bandiera, un triangolo discendente e così via. Ora, chiaramente, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora non toglie che di fatto per essere totalmente autonomi nel mondo del Forex, la cosa migliore sia imparare a creare i tuoi stessi segnali. E arrivare a creare i tuoi stessi segnali, per quanto non sia effettivamente una cosa immediata, è l'unico modo per essere totalmente certo di essere artefice del tuo destino, nel senso che per quanto possa essere anche poi difficile certe volte trovare un buon fornitore di segnali, spesso accade che ne trovi uno e quello o alza i prezzi, diventa indipendente se prima era iscritto a una piattaforma, oppure smette di fare trading per qualunque motivo, o smette semplicemente di condividere i segnali perché poi le persone gli copiano le strategie. Quindi è un ottimo modo quello dei segnali Forex per imparare a muoversi all'interno di questo mercato. Però poi di fatto nel lungo termine la cosa migliore è usare i segnali come fonte di apprendimento per vedere come ragionano e come realizzano le strategie, le persone più avanzate, ma poi cercare di applicare tutto questo in autonomia sul proprio account. Quindi come si diventa autonomi? Di fatto puoi appunto partire da un conto demo che è totalmente gratuito per la maggior parte dei broker, completamente privo di rischi, sfruttare il denaro virtuale per fare anche i tuoi errori, assolutamente, perché no, serve a quello, e magari seguire un fornitore di segnali con l'obiettivo di apprendere il più possibile dalla sua operatività, specie se magari seguendo tre o quattro persone diverse riesci a creare delle strategie ibride e completamente originali, prendendo un po' il meglio da quello che ognuno ha da offrirti. Normalmente non bisogna mai mettersi nelle mani di una sola persona perché si tende poi a restringere molto le proprie vedute riguardo agli investimenti. Però, secondo diverse fonti, all'inizio possono darti un head start, cioè un vantaggio iniziale, logicamente insieme al resto della formazione, quindi corsi, libri legati al mondo del trading e così via. Per cui, man mano che tu impari a fare le cose che studi nella teoria, impari a vedere un attimo come si traducono in pratica con i fornitori di segnali, poi nel corso del tempo, se il tuo conto demo vedi che è profittevole in modo costante, hai un risk management efficace in modalità demo, puoi iniziare a trasformare tutto questo in segnali reali sul tuo conto vero e proprio, con capitale reale, e sono tutti segnali che ricavandoti da solo, volendo, un giorno potrai anche a tua volta vendere a qualcun altro. Quindi il nostro consiglio è comunque quello di cercare di vedere i segnali come una fase transitoria per un trader, imparare comunque a mantenere l'autonomia riguardante alle scelte, specialmente mettere in dubbio i fornitori di segnali di tanto in tanto, anche se magari usiamo un servizio di segnali automatico come eToro. Vale la pena di tanto in tanto dare un'occhiata ad altri popolari investor che potremmo copiare, cercare di mantenere aggiornato il nostro portafoglio di popolari investor che copiamo, capire se magari non è il caso di iniziare a seguire qualcun altro e insomma comunque mantenere sempre un ruolo attivo all'interno della gestione del proprio portafoglio e non vedere mai i segnali di trading come un investimento set and forget, cioè
ok, ho trovato qualcuno che fa le cose al posto mio, ora posso tranquillamente ritirarmi e vedere che cosa succede. Tra un po', tra qualche mese, riapro la piattaforma e vedo cosa succede. Ecco, questo non è un atteggiamento vincente nel mondo neanche di segnali di trading. Dove usare questi segnali? Ora, come sempre, vogliamo dedicare un piccolo spazio alle piattaforme più interessanti dove puoi mettere in pratica tutto ciò di cui abbiamo parlato all'interno del video di oggi, parlando anche dei tre broker che abbiamo menzionato prima e che sono al momento i nostri tre servizi consigliati per sfruttare segnali di trading e in generale per muoversi nel mondo del Forex. Come sempre ti ricordo che il link è in descrizione e che attraverso il link puoi testare anche tutte queste piattaforme utilizzando il loro conto demo che ti permette di provarle con solo denaro virtuale senza correre rischi e che per quanto riguarda il conto reale i depositi minimi sono tra 10 e 200 euro partendo da FP Markets arrivando fino ai Toro, quindi assolutamente accessibili. Inoltre ti ricordo che questi tre broker sono recensiti in modo completo su investimentifinanziari.net e anche il link alla recensione si trova in descrizione. Parlandone velocemente, comunque appunto eToro ha un suo servizio interno di segnali Forex basato sul social trading e sul copy trading che ti permette sia di interagire sia di copiare gli altri trader iscritti alla piattaforma. Capital.com ed FP Markets invece ti permettono di accedere al mondo dei segnali per mezzo di MetaTrader, nel caso di Capital.com di MetaTrader 4 e nel caso di FB Markets sia MetaTrader 4 che MetaTrader 5. Quindi utilizzando questi due broker hai accesso a tutti i fornitori di segnali di MetaTrader e logicamente hai la possibilità anche di creare i tuoi algoritmi di trading volendo, scrivendo degli expert advisor da zero se sei capace o partendo dalla base di altri expert advisor già creati da altri utenti. Così arriviamo alla fine del video di oggi. Ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi fino alla fine. Se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un bel mi piace. Ci trovi su investimentifinanziari.net, il nostro sito ufficiale, i cui link sono anche in descrizione, su Facebook come investimentifinanziari.net. Se vuoi inviarci un'email, magari per chiarire qualche argomento che richiede un po' di spazio, investimentifinanziari.net/contatti per metterti direttamente in contatto con la redazione. In alternativa, ovviamente, puoi lasciare un commento qui su YouTube e saremo felici di rispondere a tutti i dubbi e le domande che arriveranno. Io ti ringrazio di nuovo per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo video di investimentifinanziari.net.